Passafaro. Assente giustificato. Maio. Presente. Baldassarro. Presente. Sofia. Presente. Panetta. Assente giustificato. Cappuccio. Bumbaca. Presente. Mollica. Presente. Aronne. Presente. Fontana. Presente. Cavo. Presente. Schirripa. Presente. Cautela. Presente. Davolo. Presente. Gozzi. Assente giustificato. Sì, anche se non è inserito all'ordine del giorno, procediamo con l'approvazione dei verbali delle sedute della seduta precedente che è andata deserta per mancanza del numero legale. Lo diamo per letto e lo approviamo. Passiamo quindi con i lavori. Sì, signor Sindaco, vuole fare delle comunicazioni, prego. Sì, grazie Presidente, volevo fare delle comunicazioni al Consiglio Comunale. Uno che in data 26 gennaio 2017, con nota protocollo 1660, ho conferito a Raffaele Vice Sindaco la delega assessorile all'ambiente con l'obiettivo di redigere un nuovo piano comunale dei rifiuti e avviare il sistema di raccolta differenziata porta a porta con la partecipazione al bando regionale che finanzia tale misura. Prego Presidente. Un'altra informazione, non so se poi vogliamo discutere ora o a marzo o al termine dei punti dell'ordine del giorno, è la nota che è pervenuta dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2017 con appunto quella che abbiamo già dato al capogruppo Cave consiglieri comunali di maggioranza, presatto che la Corte dei Conti non approva il piano, la proposta di piano di riequilibrio. E poi ultima nota che è pervenuta questa mattina è la delibera del Consiglio d'Istituto sul regolamento delle palestre scolastiche, la delibera del Consiglio d'Istituto che respinge la decisione del Consiglio Comunale di dare la possibilità di utilizzare la palestra della scuola media maresca del Preso Scarpò per attività extrascolastiche. Questo era quanto doveroso comunicare al Consiglio Comunale. Accettazione della relazione Palazzo Martelli, secondo punto dell'ordine del giorno. Prego, signor Sindaco. Sì, da circa un anno fa, mese più, mese meno, non lo ricordo, venni contattato dal signor Martelli Antonio, cittadino, ex cittadino, oggi residente, non vado male, se non ricordo male, a Rapallo, il quale mi disse che voleva dare incomodato d'uso gratuito al comune di Locri un immobile di proprietà situato in via Cosmano sapete benissimo dove c'è il palazzo all'inizio della via provinciale verso Siderno, e avevamo anche fatto un atto di indirizzo di via Cosmano con la provinciale, avevamo già fatto anche un atto di indirizzo di giunta per poi verificare che però contrariamente a quanto detto dal signor Battelli l'immobile non era libero bensì grava sullo stesso una procedura di sfratto esecutivo nei confronti di un occupante di uno degli appartamenti. E la proposta all'epoca era di comodato uso gratuito da parte del comune, per il comune. E successivamente non si fece nulla proprio per questa indisponibilità dell'immobile in quanto prevalava questa situazione. Oggi il signor Martelli vuole donare al comune a titolo definitivo questo immobile. Abbiamo verificato che vi è una procedura esecutiva di sfratto che verrà completata nel mese di giugno e quindi portiamo alla valutazione del Consiglio Comunale appunto la proposta di accettare questa donazione. So che il segretario comunale si è sentito con il notaio del signor Martelli per concordare le modalità e che non ci sono motivi ostativi per quanto riguarda la procedura, sottopongo al voto del Consiglio Comunale la valutazione se... Cioè, io ho espresso delle perplessità perché nell'atto di donazione così formulato c'è un articolo... No, è un abbozzo, non ce l'hanno, non l'abbiamo mandato poi. C'è un articolo 5 che dice gli immobili di cui sopra sono offerti in donazione alle condizioni con le garanzie seguenti. Nella consistenza di fatto di diritto attuale, con ogni ragione, azione e pertinenza, con le servitù attive e passive inerenti, con diritto di proprietà e possesso sia utile sia oneroso per il donatario a fare tempo dal perfezionamento della donazione, con tutti i diritti e gli obblighi condominiali derivanti dalla legge e dal regolamento di condominio,
e con la proprietà sugli enti comuni dell'edificio subalterni, liberi da prelazioni di acquisti, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli in genere, senza garanzia di visione e visi, senza garanzia di conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza. Cioè, io ho espresso dei dubbi su queste clausole, poi per saperlo, per essere... Dico, dovremmo, con riferimento all'ultima parte, non credo possiamo pretendere che venga messa a norma l'immobile per accettare la donazione, no? Quindi è chiaro che lo accettiamo, se il Consiglio riterrà, lo accetteremo così come in queste condizioni, e poi insomma aspetterà il Comune. Anzi, io a questo proposito, a questo punto intervengo, dico, io esprimo il nostro apprezzamento per il gesto che sta facendo questo cittadino, insomma, questo cittadino locrese che, sebbene lontano, insomma, intende mettere a disposizione della collettività questo bene, che potrà essere utilizzato in tanti modi, non essendo poi un bene confiscato, può essere maggiore libertà anche per, mi viene in mente che sarà possibile magari recuperare 10 alloggi popolari da poter destinare a chi effettivamente ha bisogno, quindi da questo punto di vista, salve tutte le controindicazioni che il segretario non mancherà di verificare, di concordare col notaio, insomma, credo che vada espresso un voto favorevole e poi vada ringraziato anche pubblicamente questo cittadino che sta facendo questo gesto di liberalità nei confronti del Comune. Grazie. Prego, signor Presidente. Tenete conto delle perplessità di giurisdizione di Cappucci e procedurale, però ritengo anch'io che dobbiamo prendere atto, anche perché conosciamo tutti la vicenda di questo cittadino, che non si è allontanato per volontà, ma si è allontanato per determinati motivi a tutti noti. Quindi oggi apprezziamo e ritengo e condivido quello che diceva l'avvocato capo, il gesto del signor Martelli, che in un certo senso vuole anche liberarsi di qualsiasi legame purtroppo con la nostra città, donando all'amministrazione comunale, alla città di Locri, il bene che gli era appunto rimasto di proprietà. E quindi, se non ci sono motivi ostativi o se ci sono altre considerazioni da fare, prego. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Prego, signor Vice Sindaco. Grazie Presidente. Prima di fare l'intervento sull'immobile Martelli ringrazio il Sindaco per la delega che mi ha conferito il 26 di gennaio, con la speranza di poter ottenere da qui al 2018 gli obiettivi che tutti ormai conosciamo, che per quanto riguarda la raccolta differenziata e porta a porta per la città. In riferimento alla Palazzo Martelli, io chiederei al segretario se all'interno della delibera c'è scritto che accettiamo la donazione con l'immobile completamente libero, anche da occupazione che la gente che in questo momento occupa l'immobile, che ho sentito nella relazione che ha fatto il sindaco, che c'è uno sfratto che ancora non mi pare che sia andato a buon fine. All'interno della libera noi stiamo accettando in donazione questo immobile, così come anche con l'inquilino all'interno dell'immobile, visto che ancora al momento l'inquilino non ha lasciato l'immobile. Quindi chiederei, se il Consiglio è d'accordo, di inserire di accettare la donazione nel momento in cui l'immobile è completamente libero, perché al momento lo sfratto, sì, c'è una procedura di sfratto che ancora comunque non è. C'è uno sfratto esecutivo che però ancora non è stato eseguito. Come? Ma non è da ieri. Non so per quanto è fatto i suoi vada, però. Cioè, poi dobbiamo noi accollarci per onere per continuare. E non dobbiamo saperlo su questo.
Non c'è. Io vorrei capire se c'è la possibilità di inserire all'interno della delibera che l'accettazione dell'immobile avviene nel momento in cui è libero da qualsiasi... Come? La donazione, questa è la condizione, viene in licenza del privato. Quindi... Dobbiamo accettarla come accettarla così. Dobbiamo accettarla così, com'è? Sì. Detto poi al microfono, adesso siamo un'altra persona. Sei problemi. Quattro più due. No, vabbè, no, ti presentano loro. Dico, se il problema è anche quello legato a quello che c'è dietro, insomma, credo che sia inevitabile accettarlo così com'è, ereditando anche una procedura se c'è. No, anche spese da parte mia, volevo capire. Cioè, le spese se già avviate non c'è, no? Al momento. Credo che c'è. È avviata per quanto mi risulta definita e so che entro il mese di giugno è stata data la scadenza per poi sarà la forza pubblica a procedere perché non si può non nemmeno sfratto esecutivo, insomma non ritengo che non si tratta poi solamente di una quota dell'unità immobiliare rispetto a un palazzo intero, quindi possiamo dare arco, diciamo dare che solamente un appartamento rispetto ai 6-7 appartamenti che ci sono più magazzini, tanto di questo. La deve seguire la smallo sfratto, chi lo può quindi possiamo dare mandato all'ufficio legale, lo possiamo dare mandato adesso con altro indirizzo del consiglio comunale di procedere per. No, vabbè, ma la cosa che noi momenti in cui acquisiamo, nel momento in cui verrà perfezionato l'atto, noi entreremo in tutti i rapporti attivi e passivi e quindi anche nella causa di sfratto. Non lo accettiamo, Martelli formalizza, dopodiché diventa nostro e vediamo le cose. Scusa, in allegato alla proposta di delibera c'è la bozza della donazione che presuppone un'accettazione consigliare. Noi votiamo l'accettazione, dopodiché la comunichiamo, il signor Martelli dona e noi entriamo nei rapporti attivi e passivi dell'immobile. Quello che c'è da fare lo si farà dopo. Non possiamo oggi noi dare mandato all'ufficio legale per una cosa che ancora non c'è l'interesse. Prego? Non abbiamo il titolo giuridico. E qua abbiamo una. No, io volevo capire se siamo consapevoli rispetto a questa problematica che comunque ci sarà da qui a breve, dal momento in cui noi accettiamo la donazione a più e passivo. Quindi siamo coscienti rispetto a questa cosa. Quindi, spese io non credo che ci sia. Oltre alle spese, tutte le procedure che noi dobbiamo mettere in atto, siamo d'accordo di avviare tutte le procedure che vanno avviate all'interno della casa. L'importante è che ognuno di noi sappia. Anche noi con il nostro voto. Anche voi con il vostro voto, assolutamente. Questo. Ok, grazie per gli interventi. Possiamo passare all'operazione di voto. Favorevoli? Il Consiglio approva all'unanimità. Per l'esecutorietà della delibera, il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 4, al numero 3, linee di indirizzo e criteri per l'assegnazione e concessione d'uso di beni immobili confiscati. Prego, signor Sindaco. Sì. Ci sono due punti all'ordine del giorno. Uno dell'integrazione sulla nota successiva che abbiamo. Ultimamente abbiamo fatto delle verifiche sui beni confiscati e assegnati all'ente di Locri nel 2008 e gran parte di questi beni sono stati già utilizzati per la realizzazione dell'ostello della gioventù e per quanto riguarda poi alcune associazioni, il MASCI e l'Associazione Italiana Non Vedenti, un immobile è stato utilizzato quale foresteria nel progetto del centro di operazione giovanile che è in fase di completamento. Il
piccolo immobile, il piccolo appartamento è stato ristrutturato e verrà utilizzato appunto per foresteria, per il centro aggregazione di un appartamento in via Mileto. Rimangono disponibili dall'elenco dei beni confiscati in questa città e messi a disposizione del comune, rimangono ancora alcuni appartamenti. Si tratta di due appartamenti in via Matteotti al civico 52 e 54, confiscati alla consorteria, essendo riguardo normale, d'Agostino. E stessa confisca riguarda un appartamento in vico Risorgimento e rimane un appartamento in via, due appartamenti ancora in via Macri. E sull'appartamento sempre confiscato ad Agostino in via Toti c'è da dire che, assegnato in precedenza all'Associazione Italiana Non Vedenti, questo appartamento non è mai stato utilizzato in quanto gli stessi hanno ritenuto non idoneo, non confacente alle proprie esigenze e considerato che andava ristrutturato. Ora è ovvio che il Consiglio dovrà prendere una decisione in merito all'utilizzo di questi beni, non essendoci un momento di risorse disponibili per poter fare un utilizzo diverso. L'idea che volevo prospettare al Consiglio Comunale, siccome spesso vengono cittadini che chiedono di avere disponibilità di alloggi popolari e al momento, malgrado le verifiche, gli alloggi disponibili sembrano essere solamente tre, ma abbiamo chiesto, diciamo, il comandante La Rosa ha chiesto all'ATR per la possibilità di poterli assegnare, anche se in condizioni non ottimali. E l'idea sarebbe quella di proporre un bando, una manifestazione di interesse ai cittadini che volessero utilizzare questi beni a fini residenziali, di residenza popolare pubblica, e senza far pagare per un tot di anni il canone di locazione e dargli la possibilità di poterli ristrutturare. Volevo capire se il Consiglio Comunale poteva valutare positivamente o negativamente questa possibilità. Mi faceva notare il vice sindaco prima che avevamo in precedenza approvato un regolamento nel 2008, sono andato a verificare ora ed effettivamente in quel Consiglio Comunale avevamo espresso parere di adibire i fabbricati ad uffici comunali, attività comunali e da residenza economica popolare, mentre affidare il terreno, quello di via Contrada Riposo, a cooperative agricole. Un regolamento approvato dal Consiglio Comunale, una delibera del Consiglio Comunale del 10 marzo 2008, che ho riscontrato in questa nota dell'Agenzia del Demanio. E quindi volevo sottoporre alla vostra attenzione l'idea di fare un atto di indirizzo e proporre un regolamento che deve essere sottoposto al Consiglio Comunale per appunto l'utilizzo di questi beni come residenza economica popolare. E prego, chiedo scusa. Signor Presidente, io intervengo su questa vicenda dei beni confiscati e chiedevo quale regolamento fosse, perché a mia memoria noi abbiamo approvato un regolamento nel 2011. Credo ci siano molte difficoltà a poter utilizzare, a poter adibire beni confiscati alla criminalità organizzata a persone singole che hanno necessità abitative, che è un'iniziativa assolutamente da coltivare, perché insomma è un problema e molto spesso ci troviamo in presenza di terreni, immobili, fatiscenti che magari un padre di famiglia in economia potrebbe anche sistemare, magari il comune non riesce a farlo. Però ci sono tutta una serie di paletti che sono messi, noi dobbiamo verificare se è possibile spostarli o seguire la nostra strada senza buttarli giù. E dico questo, signor Sindaco, signor Presidente, perché io ho letto e riletto la proposta di delibera numero 3, linee guida e criteri di assegnazione di beni immobili confiscati. Però io non ho trovato niente di nuovo rispetto a quello che è previsto nel regolamento comunale che è approvato e che è vigente, ma che non è mai stato messo in campo, in atto. Non è stato messo in campo perché sono previsti tutta una serie di adempimenti che il Comune non ha mai posto in essere. È previsto, per esempio, non solo dal nostro regolamento, ma da tutta la normativa,
che i beni confiscati, il loro elenco, vengano pubblicati sul sito dell'ente, che sia aggiornato in continuazione, e sul sito dell'ente non c'è niente. Inutile dire che sul sito dell'ente risulta consigliere comunale l'avvocato Mammo Lippi e non ancora il consigliere Schirripa, perché questo può essere un dettaglio, voi dite, ma quello è un obbligo che noi abbiamo e che non è mai stato perseguito. E non voglio nemmeno approfondire la questione relativa all'assegnazione dei beni, alla commissione ministeriale che è prevista, al passaggio che deve essere fatto dal Consiglio Comunale. Quindi io consiglierei di rivedere tutto l'argomento in maniera organica, anche perché, ripeto, queste linee guida che sono indicate in questa proposta di delibera sono tutte contenute nel regolamento che è vigente. Prego. Sicuramente c'è una delibera di Consiglio Comunale, avvocato Cavo, e ciò significa che una delibera di Consiglio Comunale, una volta fatta, non possa essere modificata. E secondo le esigenze mutate, orientamento mutato, secondo anche una valutazione oggettiva di quella della situazione, sempre nel rispetto della normativa vigente. E sicuramente il sito del comune non sarà aggiornato, e anche perché non abbiamo all'interno una persona dedicata al sito dell'ente, un dipendente dedicato a questo, però non mi sembra che proporre l'utilizzo dei beni confiscati e andare successivamente al proprio regolamento ai fini di edilizia popolare possa essere in contrasto con qualcosa. Anche perché ci sono dei precedenti, l'ultimo anche nella città metropolitana di Reggio Calabria, dove un esperimento del genere è stato portato avanti. E se poi il Consiglio ritiene che non si possa fare, non c'è nessun problema, la proposta può essere anche ritirata, se questo è quello che ho capito. Cioè non... E in ogni caso ritengo che questi beni o si trova il modo di utilizzarli, facendo, perché sono stati assegnati circa 10 anni fa all'ente. Alcuni si è riuscito a utilizzare con delle associazioni, forse uno solo, e un'altra parte di bene riguarda l'ostello, e un altro bene che era la casa, del bene confiscato alla famiglia Cataldo, che è rimasto nell'immaginario collettivo, non si è utilizzato perché era stato confiscato l'immobile e non il terreno, è stata definita nei giorni scorsi dopo un'interlocuzione approfondita con il procuratore della Repubblica di Lodi, il procuratore generale di Reggio Calabria, quel immobile utilizzabile, e che il terreno è stato confiscato in quanto non di proprietà dei signori Cataldo, ma di proprietà di un ente pubblico che non è il comune. E anche su quello abbiamo lavorato per poter bloccare questa situazione. Oggi rimangono assegnati al comune di Logri questi 4-5 appartamenti ed un terreno non utilizzati. Era solamente per esprimere un atto di indirizzo, se c'era la volontà di poterli utilizzare con questo esperimento come edilizia popolare, e tenuto conto che ci sono delle situazioni, delle richieste da parte dei cittadini che magari lo fanno sulle case popolari, forse non lo faranno per quanto riguarda altro utilizzo. Al momento non abbiamo, secondo me, la possibilità di farlo, perché lo facciamo attraverso dei finanziamenti. Sicuramente non possiamo utilizzare fondi di bilancio che non abbiamo per poterli ristrutturare, altrimenti questi beni rischiano di diventare dei futuri ruderi all'interno di questa città, perché da anni sono assegnati al patrimonio di alcuni luoghi ma non vengono utilizzati. Posso? Prego. Noi non siamo contrari, forse probabilmente non mi sono spiegato bene, anzi sicuramente. Io dico, ho detto semplicemente che all'interno del comune ci sono determinati atti amministrativi che costituiscono una regola, che noi la possiamo cambiare, ma dobbiamo decidere di cambiarla. Quindi dobbiamo decidere di cambiare il regolamento. Cambiamo il regolamento. Dico, verifichiamo se è possibile che un bene confiscato possa essere utilizzato, perché io credo che ci siano ostacoli di natura normativa. Però rileggiamo il codice antimafia, facciamo un'interlocuzione con la prefettura per capire se si può fare, dopodiché noi siamo assolutamente favorevoli, modifichiamo il regolamento
e procediamo. Noi esprimiamo già da adesso la nostra disponibilità a farlo. Poi non so se forse continuano a spiegarmi, non lo so. E anche perché chiedo scusa, a proposito di finalità, come mi suggerisce la collega che forse voleva dire un'altra cosa, ma qua si parla anche nelle linee guida di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della trasparenza, eccetera, e noi qua stiamo dando giustamente la casa a chi non ce l'ha, ma non stiamo favorendo un'associazione che ha determinate finalità da porre in essere sul territorio. Dico, dobbiamo integrare l'assetto normativo che c'è all'interno del comune con questa possibilità. Questo atto di indirizzo andava in questa direzione? Ma io penso, sindaco, che sia il caso di modificare il regolamento se non ci sta bene. Lo modifichiamo e lo portiamo, inserendo anche questa possibilità per gli enti che non sono assegnabili a associazioni, a enti, eccetera. Grazie Presidente. Io ricordo che quando abbiamo discusso nel 2008 il regolamento, e se non sbaglio una discussione che abbiamo fatto pure nel 2011 nell'amministrazione guidata dall'onorevole Lombardo, la preoccupazione maggiore sia da maggioranza che di minoranza in entrambi i casi nel 2008-2011 era di stare attenti quando si assegnano questi beni che non vanno a finire di nuovo nelle mani delle stesse persone, o direttamente o indirettamente. Quindi abbiamo messo dei paletti, al di là della norma se ce lo consente o meno. Certo, il fatto di poter utilizzare per residenza popolare per un aiuto è una cosa ben venga, però dobbiamo stare a questo, è quello che dobbiamo stare attenti. L'abbiamo detto nel 2008, l'abbiamo detto nel 2011, questa proprio lei. Sì, nel 2011 abbiamo detto questo problema di stare attenti che non vadano a finire nelle mani delle stesse persone, quindi dobbiamo fare attenzione, questo è quello che non ci possiamo, fermo restando che naturalmente il Consiglio Comunale può dare atti di indirizzo, può modificare il regolamento e quant'altro, però dobbiamo avere quantomeno dei colloqui in precedenza, dei pareri in precedenza con la prefettura, con il ministero, per capire se c'è la possibilità di modificare il regolamento e ampliare questa, fermo restando che anche al momento in cui andiamo a fare il regolamento e diciamo ok, la possiamo dare, dobbiamo anche mettere dei paletti per stare attenti a chi viene assegnato, chi sarà la commissione, ci sono diversi passaggi che vanno fatti, perché il pericolo maggiore che abbiamo sempre, cioè il dubbio che abbiamo sempre avuto era questo, attenti che al momento in cui noi diamo un immobile e lo diamo in affitto a XY, anche se non porta lo stesso nome, lo stesso cognome del bene confiscato, può essere un lontano parente o un prestanome, che alla fine l'immobile torna nelle stesse mani a chi è stato confiscato. Quindi questa è una cosa assolutamente da evitare, e tanto che si parlò di associazioni, di capire quali sono le associazioni, all'epoca nel 2011 facevamo la discussione per dare l'immobile che adesso c'è la gioventù addirittura all'Avis, poi invece avete trovato questa soluzione migliore che era quella del Con Sicurezza e avete dato atto e bisogna dare atto rispetto a quella vicenda che avete fatto inserire quell'importo e quell'importo con sicurezza per abbattere l'immobile e rifare oggi lo stello della gioventù, lo stello della legalità, che questa amministrazione, che naturalmente guidata dal sindaco Calabrese, non può tenere atto del percorso dato fatto già all'epoca, altrimenti oggi ci ritrovavamo anche quell'immobile che non era lo stello della gioventù, che però poteva essere dato edilizia popolare e quant'altro, e quindi invece no, è stato superato quel problema con questo tipo di finanziamento. Non so se il Con Sicurezza ancora c'è la possibilità di intercettare finanziamenti per poter fare altro, ci potrebbe essere e trovare la soluzione, perché non farlo? Però la preoccupazione che avevamo nel 2008 e nel 2011, per quanto mi riguarda, è la stessa preoccupazione che c'è nel 2017, e ritengo di interpretare il pensiero di tutti i presenti. Grazie Vice Sindaco. Allora, sul terzo punto all'ordine del giorno, linea di indirizzo per l'assegnazione e concessione d'uso dei beni immobili confiscati, se siete d'accordo, ci sono altri interventi, direi di votare
sulla proposta del gruppo per la trasparenza PD di differirlo per integrare meglio il regolamento in maniera più organica rispetto anche al regolamento in atto del 2011. Siamo d'accordo? Dichiarazione di voto, prego. Prendo atto della posizione del gruppo Impegno e Trasparenza, l'invito però a formulare una proposta alternativa sui beni confiscati e in ogni caso ritengo che questa proposta non fosse fatta all'indirizzo di favorire assolutamente che i beni confiscati venissero assegnati ai mafiosi per interposta persona, cioè chiariamoci giusto su questo, se poi parliamo di cose. Prendo atto in ogni caso che dopo anni di silenzio sui beni confiscati ci fermiamo davanti a un semplice atto di indirizzo che sul quale io personalmente avevo lavorato con commissione, ho anche scritto un paio d'anni fa all'Agenzia dei Beni Confiscati, ma non ho avuto risposta, e invito però il gruppo che ha chiesto il rinvio a formulare una proposta per il prossimo Consiglio che va nella direzione, noi in ogni caso resto fermo sull'idea di poter utilizzare questi beni come residenza economica popolare per come già deliberato nel 2008. Posso che noi non abbiamo mai pensato che qualcuno volesse assegnare i beni confiscati sul territorio cittadino a mafiosi o parenti di mafiosi. Non mi pare nemmeno che si sia capito da quello che abbiamo detto che la nostra intenzione era questa. L'idea, come che poi è stata ripresa dal vice sindaco, è quella di chiedere una consulenza alla prefettura per capire che margini di manovra ci sono, perché nel momento in cui la prefettura, che consideriamo il massimo organo istituzionale sul territorio, dovesse esprimere la disponibilità legislativa in questo senso, noi non avremmo assolutamente alcuna difficoltà. Dichiarazione di voto pure da parte mia. Io ricordo a me stesso che sia nel 2008 che sia nel 2011 eravamo compagni di viaggio con il sindaco Calabrese, sia nel 2008 che nel 2011, quindi non dicevamo le cose diverse nel 2008, non dicevamo le cose nel 2011, e quindi oggi il mio intervento non era quello per dire che l'atto di indirizzo era per favorire né X e né Y. Se si è capito questo, e chi l'ha capito, spero che il mio... di non favorire, assolutamente. Quindi siccome la dichiarazione, se non ho capito male, sulla dichiarazione del voto che non era intenzione da parte, non ritengo che non è intenzione da parte di nessuno, né da parte sua, né da parte nostra, ritengo nemmeno da parte della persona. Quindi ricordo a me stesso che nel 2008 e nel 2011 quello che noi approvavamo o non approvavamo l'abbiamo fatto insieme. Capita che qualche volta uno non si riesce ad esprimere o a capire. No, per quanto mi riguarda rimango fermo sul fatto che se anche altri enti hanno portato avanti questa iniziativa di residenza, di residenza popolare, siccome sono degli atti che devono rimanere in modo trasparente, che vengono portati avanti gli altri enti che l'hanno fatto, se farlo la prefettura o il ministero, da parte mia sono pienamente d'accordo di andare a fare senza volare, salvo dopo aver sentito il parere o della prefettura o del ministero, chi inseriamo, per me non c'è nessun tipo di problema. Sentito il parere possiamo tranquillamente andare a modificare, oppure prendiamo questi atti e facciamo di riferimento per capire, perché al momento gli atti, una cosa è avere gli atti all'interno della delibera e possiamo leggere, una cosa è parlare di atti, siccome non si parla di atti, si parla con le carte, io al momento queste atti e queste carte non le ho viste, quindi quando le vedrò le potrò anche giudicare da consigliere comunale. Grazie. Allora, Presidente, su proposta del gruppo consigliere Impegno e Silenzio PD chiede di votare sul rinvio del punto dell'ordine del giorno per un approfondimento chiedendo parere alle amministrazioni interessate. Ok, d'accordo, operazione di voto, consigliere. Punto numero 4, riconoscimento di cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti, atto di indirizzo. Prego, signor sindaco. Sì, come sapete si svolgerà a Locri la manifestazione organizzata appunto dall'associazione Libera
manifestazione appunto contro le mafie, diciamo l'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Manifestazione giunta alla 22esima edizione, solo altre due volte si è svolta in Calabria, tra l'altro manifestazione che giornata di ricordo che sarà appunto approvata nei prossimi giorni in Parlamento e verrà istituita con legge nazionale. La prima di queste manifestazioni, di fatto, che sarà poi la 22esima edizione, appunto si svolgerà il 21 di marzo a Lopri. E non a tutti l'impegno di Don Ciotti nella situazione libera contro le mafie, e ho avuto modo di incontrare Don Luigi Ciotti, che già conoscevo, avendolo incontrato in altre occasioni, ho avuto modo di incontrarlo più volte nelle ultime settimane appunto per i dettagli organizzativi di questa manifestazione. E, apprezzando questo impegno, un po' anche stimolato da Sua Eccellenza il Vescovo, che si è fatto diciamo promotore poi di questa iniziativa, a spingere Don Ciotti a venire a Lopri a organizzare la manifestazione, è nata l'idea di proporre a Don Luigi Ciotti la cittadinanza onoraria. E da qui la richiesta al Consiglio Comunale di votare un atto di indirizzo, anche perché successivamente alla decisione di affidare la cittadinanza onoraria a Costa Magna, un'altra cittadinanza che abbiamo affidato in questo Consiglio Comunale, è nata l'idea di regolamentare il conferimento della cittadinanza onoraria, cosa che non mi sembra che abbiamo fatto come Consiglio Comunale, e quindi volendo proporre al Consiglio Comunale non la cittadinanza onoraria e quindi arrivare a portare il Consiglio a votare la cittadinanza onoraria, si è pensato di proporre un atto di indirizzo. E nel caso in cui fosse accolto la proposta dell'atto di indirizzo, verrà organizzata poi il conferimento di tenenza morale, in ogni caso successivamente al 21 di marzo. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi sul punto? Non c'è l'intervento, possiamo procedere all'operazione di voto dell'atto di indirizzo appena illustrato dal signor Sindaco. La data di mano? Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. Approvazione del regolamento comunale per la gestione del servizio. Sì, assolutamente, siamo d'accordo. Sospendiamo due minuti. Ecco, siamo tutti d'accordo, non è interno, sospendo la seduta. Presidente, grazie. Intervengo solo pochi minuti interveniamo a questo punto perché non abbiamo voluto turbare la delibera del punto precedente, che ha creato in noi non pochi imbarazzi, perché ci siamo sentiti doppiamente presi in giro. Intanto io chiedo la cortesia alla stampa. Ma chiedo scusa, su cosa vuole intervenire l'avvocato? Sul punto appena passato. E l'abbiamo passato? Sì, presidente. Vabbè, allora vuole che intervengo sul prossimo? Ah, certo, se è sul prossimo. Io vorrei dire solo due parole, perché vorrei spiegare la posizione del nostro gruppo consigliare, che non vuole creare imbarazzi al comune. Perché se lei ce lo consente, io perdo solo 3 minuti, non voglio fare nessuna polemica, non vogliamo fare nessuna polemica, non vogliamo turbare niente che riguardi il nostro ente, perché avremmo potuto e dovuto farlo prima, ma abbiamo preferito votare in modo che la delibera di atto di indirizzo, chiamiamolo atto di indirizzo o di conferimento della cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti, non venisse inficiata da riflessioni che esulano da questo, che esulano perché noi non abbiamo condiviso e non condividiamo il metodo che è stato seguito per questa decisione. Io vorrei chiedere alla mia collega capogruppo di maggioranza se il gruppo di maggioranza è stato invitato a discutere di questa proposta dal sindaco. Perché io sono convinto che non è stato invitato a discutere di questa proposta. Ma chiedo scusa, avvocato. No, ascoltate. Il lavoro? Allora. Va bene, presidente. No, chiedo scusa. Ma se non ricordo male, chiedo scusa. Un po' di calma, tutto tranquillo. Allora, noi abbiamo votato l'unanimità a questo punto. Ora, la sua dichiarazione
diciamo, si inserisce, secondo il mio punto di vista, Gabbatesa in una decisione già assunta dal Consiglio Comunale. Che non vogliamo modificare. Sui metodi, sui modi, mi consenta, Avvocato, non le è consentito neanche rivolgere domande alla collega capogruppo che avrebbe potuto porre al di fuori dei lavori consigliari. Non è ammesso domande, era una domanda risposte al di fuori dei lavori di un punto all'ordine del giorno già trattato. Se lei vuole esprimere il suo punto di vista diverso da quello che è stata una votazione unanime appena effettuata, io le do la parola e le do la possibilità di esprimere un diverso punto, ma che mi sia consentito, che le sia consentito di interloquire su quelli che sono stati i lavori di altro gruppo, come si è pervenuti all'inserimento di questo punto all'ordine del giorno, Avvocato, credo che non sia una sua prerogativa. Presidente, era una domanda. Quindi io le chiedo di le do la parola per intervenire, esprima il suo punto, che evidentemente mi pare sia diverso rispetto al punto che il suo gruppo appena ora ha espresso in sede consigliare, o se ha rammarico faccia dichiarazione di stampa, tanto, ma non è la sede del Consiglio Comunale per ritornare su argomenti già trattati. Presidente, la mia era una domanda retorica. E non sono ammessa le domande retoriche, il Presidente non le può consentire, chiedo scusa. Va bene, Presidente, io volevo semplicemente dire che non riteniamo accettabile che decisioni del genere, che riguardano tutta la collettività, perché noi rappresentiamo una parte della collettività, specialmente noi cinque consiglieri di minoranza, siamo qui per rappresentare i cittadini di Lopri, e in particolare noi cinque rappresentiamo una parte dei cittadini che non ha condiviso le vostre posizioni quando c'è stata la campagna elettorale. Quindi pretendiamo rispetto e pretendiamo di essere consultati quando si tratta di decisioni che riguardano tutta la collettività. Il conferimento della cittadinanza onoraria è un argomento molto serio che riguarda tutti, non può riguardare solo qualcuno. Noi diciamo che questi argomenti devono essere oggetto di condivisione, devono essere oggetto di informative e di discussione e devono essere condivisi da tutti. Noi non possiamo accettare che una proposta del genere, che noi sposiamo nel merito, perché noi ringraziamo Don Ciotti per quello che ha fatto, per quello che farà, per aver scelto Locri come sede di quella manifestazione, e lo ribadiamo e vogliamo che i rappresentanti della stampa prendano nota di questo. Noi siamo assolutamente d'accordo con questa decisione sul merito, ma non abbiamo condiviso il metodo, e l'intervento che io faccio adesso a delibera chiusa è fatto proprio per evitare che la delibera, il corpo deliberante, contenga queste cose che non c'entrano. Ecco, quindi questo vorrei dire. Quindi, Presidente, noi non condividiamo il metodo perché avremmo preteso una condivisione di questo argomento. Per questo motivo, visto che il Consiglio Comunale non viene preso in nessuna considerazione e dobbiamo essere chiamati solo per alzare la mano e votare sì, perché una volta che si dà una notizia del genere a tutto il mondo non possiamo dire che siamo contrari, anche se lo pensassimo, ma non è questo il caso, perché non lo possiamo dire, perché non possiamo mettere la nostra città alla berlina, no? Facendo una proposta del genere e poi dicendo che non siamo d'accordo, perché queste cose si devono decidere prima, si devono concordare prima. Siccome noi non vogliamo turbare questo momento, abbiamo votato a favore perché condividiamo il merito, ma il metodo non è condivisibile, ragione per cui noi adesso, in segno di protesta, abbandoneremo la seduta. Sì, allora ho il dovere di dire questo, Avvocato Capo, perché giustamente le cose vanno lette. Non v'è dubbio che il voto unanime abbia espresso gli intendimenti del gruppo di minoranza. Tengo a precisare che alla conferenza dei capigruppo, quando doveva essere trattato il punto all'ordine del giorno, va bene, si è trattato anche di questo punto, mi sia consentito, e per ragioni, chiaramente per un disguido vostro, è stata l'unica conferenza dei capigruppo, ribadisco, l'unica, alla quale nessuno del vostro gruppo ha partecipato alla conferenza stessa, tant'è vero che ovviamente alla capogruppo, dottoressa Bumbaca, noi, fissata la conferenza alle 11.30, io ho provato alle 12.30, dopo un'ora di attesa inutile, di contattare prima lei e poi ho contattato il consigliere Schirri, ma che pensavo fosse delegato in sua veglia alla partecipazione alla conferenza dei capigruppo. Non ho ricevuto alcun invito a differire con un aggiornamento la stessa conferenza dei capigruppo. In quella sede noi avremmo potuto condividere
un percorso comune che ci ha portato l'amministrazione comunale, la maggioranza, a proporre questo punto all'ordine del giorno. Quindi che lei se ne venga dopo aver votato all'unanimità per dire cose che, per quanto mi riguarda, sono chiaramente in linea con quello che è stato il voto espresso in rappresentanza di quella parte di popolazione che il gruppo Impegno e Trasparenza PD esprime, su questo non c'è dubbio. Quindi io credo che il suo intervento, doveroso, come ritiene, eccetera eccetera, altro che non esprime un intendimento che già lei ha espresso in sede di voto insieme all'altro gruppo. E vi inviterei su questo punto a chiudere. No, solo una cosa, Presidente, vorrei dire. Perché siamo tornati su. No, io le chiedo scusa, ma la conferenza di capigruppo è avvenuta dopo la dichiarazione del sindaco a mezzo stampa. Quindi di che stiamo parlando? Il sindaco ha annunciato a tutto il mondo che Lodi avrebbe conferito la cittadinanza. Scrive e spiglia le responsabilità di quello che scrive online o stampa. Nel punto Presidente, c'è un comunicato stampa. Avvocato Capo, i punti trattati in sede di conferenza dei capigruppo riguardavano anche il punto appena trattato, portato al numero 4 come riconoscimento cittadinanza onoraria a Don Luigi, atto di indirizzo. Su questo non ci piove, non mi può venire a dire che io l'ho inserito dopo la conferenza dei capigruppo, non glielo consento. Non ha capito quello che ho detto, Presidente. Io ho detto semplicemente che l'annuncio al mondo del conferimento della cittadinanza onoraria, che non riguarda lei, è stato dato dal sindaco prima della conferenza dei capigruppo. Quindi noi ci siamo stati convocati e venivamo convocati per ratificare una decisione presa dal sindaco. Questo ma voglio dire, ma non c'entra lei. È il suo modo di intendere. Vabbè, non è il suo modo, qua ci sono le date. Sull'argomento, prego, signor sindaco, se vuole intervenire. Sì, grazie Presidente. Mi spiace che il gruppo di opposizione, che già qualche componente del gruppo ha manifestato dissenso sui social al conferimento della cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti, evidentemente non riconoscendolo degno di tale onorificenza, non vuole prendere atto di una cosa: il sindaco ha il diritto anche autonomamente di fare delle proposte al Consiglio Comunale, tant'è vero che non abbiamo imposto nessuna cittadinanza onoraria. Mi sono permesso, perché è una cosa che ho sentito, che l'ho sentita come cittadino, l'ho sentita come sindaco, di proporre a Don Ciotti il conferimento della cittadinanza onoraria. Tant'è vero che io ho scritto una lettera a Don Ciotti, poi pubblicata sulla stampa, il 17 febbraio, in cui, dopo aver espresso il sincero pensiero dell'attività di Don Ciotti, ho concluso la lettera dicendo che questo suo impegno mi spinge a proporre al Consiglio Comunale della città di Locri il conferimento dell'onorificenza della cittadinanza onoraria per lei e per l'associazione Libera, quale riconoscimento per il suo grande impegno morale assunto nei confronti di questa terra e di questa città. Ora, è evidente che voi avete dei problemi nei confronti dell'associazione Libera, avete dei problemi nei confronti di Don Ciotti, perché è inspiegabile questo vostro atteggiamento, e soprattutto è inspiegabile i commenti che ci sono stati anche a seguito di questa proposta. Io penso che Don Ciotti non vorrà più la cittadinanza onoraria di questa città a causa di questo atteggiamento, che è una città che evidentemente, quando si parla di determinate cose, evidentemente ha qualche problema. Grazie, signor sindaco, possiamo passare. Diamo atto del gruppo di Impegno e Trasparenza PD, il consigliere presente, si abbandona l'aula. Procediamo con i lavori, ringraziamo i consiglieri per l'attività fin qui prestata. E andiamo avanti con il punto numero 5, approvazione del regolamento comunale per la gestione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati
e per il compostaggio del resto. Prego l'assessore Sainardo, la facoltà di esporre tutto. Tu pure te ne vai. L'aula in protestare contro il metodo seguito dal sindaco nel proporre al Consiglio Comunale quella conferimento della cittadinanza onoraria a Don Ciotti. Noi siamo assolutamente favorevoli a tale delibera, quindi al merito della vicenda, assolutamente, perché condividiamo quello che Don Ciotti ha fatto e sta facendo per gli esclusi, per le vittime della mafia e per il rispetto della legalità. Non condividiamo il metodo seguito dal sindaco per effettuare questo riconoscimento, perché prima comunica a tutta Italia la sua intenzione e solo successivamente pone a conoscenza di tutti il suo di noi consiglieri il suo intendimento. Queste sono decisioni importanti che riguardano tutta la collettività della quale noi siamo i massimi esponenti, i massimi rappresentanti. Dovevamo essere coinvolti precedentemente per condividere una scelta così importante che resterà nella storia. Noi siamo assolutamente con Don Ciotti, saremo al suo fianco per il giorno della marcia del 21 marzo che si terrà qua a Locri, lo ringraziamo per questo, ma non possiamo accettare che il sindaco decida da solo, senza consultarci, quelli che sono momenti strategici importanti per tutta la collettività e la comunità.